Mi va vaffanculo. Miei cari amici, buonasera. Eccoci di nuovo finalmente negli studi di Roma, dove finalmente, modestamente, siamo a casa nostra, non siamo a Milano con la nebbia, con Berlusconi, con diciamo Mediaset. Non abbiamo fatto manco elementari, non abbiamo fatto. Comunque, andiamo avanti per le nostre trasmissioni. Sigla! Comunque, vi ricordo che questo programma è offerto da Pompei. Viene alle 6. Che cosa dobbiamo parlare? Ricapitoliamo quello che abbiamo parlato ieri. Praticamente noi abbiamo parlato che della Roma negli anni 80, la Roma dove quando non giocava la Roma all'Olimpico, dove andavano i romanisti? Specialmente d'estate andavano al mare. E quale mare potevano andare nel meglio del mare che potevano andare quelli da Roma? Modestamente potevano andare a Ostia Lidum. E il dislocamento delle spiagge era a zone. Si usavano molto per sfatare il caldo, perché faceva molto caldo, le pistole a pruzzo. Poi, certo punto, bla bla bla, avete sentito ieri, tutto a posto, andiamo avanti, se no non finiamo più. Che cosa parliamo adesso? Parliamo degli arbitri, come arbitravano una volta le partite. Erano delle persone, diciamo che gli arbitri non erano niente di speciale, ma diciamo erano più o meno come adesso, però erano un po' più ordinati. Quando finiva la partita, l'arbitro non andava subito a casa, perché in pratica, mentre lui arbitrava la partita, la moglie ci teneva alla casa, alle pulizie, doveva scovare per terra, doveva fare tutte queste cose. Poi a un certo punto, finita la partita, se ne andavano a casarin. Però a un certo punto, un giorno, un arbitro che cosa fece? È una partita dell'Olimpico che giocava la Roma, a volte giocava la Lazio, a volte giocava la Roma, però in quel caso giocava la Roma. Allora, siccome questo arbitro era molto ordinato, ci teneva al campo che doveva essere tutto ordinato, quello con l'altro, non ci doveva essere un filo di carta per terra, che cosa trovò quest'arbitro? Trovò un paio di scarpini abbandonati nel campo. Non l'avesse mai vista una cosa del genere. E allora prese questi scarpini e li alzò su e si rivolse allo stadio. De chi sono sti scarpini? E tutto lo stadio disse: sono De Fonseca, De Fonseca, De Fonseca. Hai capito come? Dopo finito il campionato, quello con l'altro, l'arbitro, dove va l'arbitro in ferie? Pensate che va in montagna, va al mare, indubbiamente va in collina.